Gli obiettivi sono diversi, ma i punti sono importantissimi. Fossa Cesia per mantenere il vertice, Atessa per la zona playoff. Mister Memmo si affida a Vasiu, con Di Rocco e Bucceroni a sostegno per scardinare la difesa rossoblù. Farina, come di consueto, parte con il suo integrale 4-3-3, dove Molino, Berardi e Fonseca compongono il tridente offensivo. Si gioca ad Ortona, davanti una bella cornice di pubblico. I ritmi sono sostenuti, il Fossa Cesia cerca di imprimere forza alla sua manovra. Dopo un predominio territoriale, al 16° Vasiu ci prova al limite, il pallone termina a lato. Al 20° caporale per Bucceroni dal limite, pallone fuori. Al 21° si fa vedere anche la Tessa e Molino con un'azione solitaria a creare scompiglio nella retroguardia locale. Al 24° Vasiu in area si gira, prova la conclusione e reclama un presunto tocco con la mano da parte di Flocco. Break della Tessa al minuto 25, tira Malvone, blocca Amoroso. Spinge la capolista, soprattutto sulla corsia di destra, come al 28° quando Bucceroni lavora un buon pallone per Vasiu, che giunge un attimo in ritardo. Vicino al vantaggio è il Fossa Cesia al 35° quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo Di Meco dalla distanza ravvicinata non riesce a superare Di Cencio. Un minuto dopo, ancora palla gol per la formazione di Memmo. Carraro, da posizione favorevole, fallisce il vantaggio. Al 41° l'azione più propizia per il vantaggio capita sul piede di Denis Di Rocco, che colpisce la traversa. 0-0 il primo tempo. Si riparte e Vasiu, dopo 20 secondi, reclama il rigore. Per Sciuba non ci sono gli estremi. Al 9° la Tessa passa. Quintiliani con un tiro colpisce il palo sulla ribattuta. Molino il più lesto ad approfittare. La Tessa, dopo il vantaggio, cerca di controllare il match. Il Fossa Cesia attacca a testa bassa. Al 20° tupone per Vasiu. L'attaccante scivola al momento della battuta. 22° Di Meco dai 20 metri, pallone al lato. Memmo capisce che il momento è difficile, allora prova a ridisegnare la squadra. Inserisce prima Pau e poi Melchionna, Kostiakov e Rotolo, ma è la Tessa al 35° a fallire il 2-0. Berardi per Canuto, da due passi fallisce incredibilmente. Al 44° il Fossa Cesia conquista una punizione dai 16 metri. Della battuta si incarica Vasiu. Il pallone colpisce prima il palo e poi termina in rete. Prima del triplice fischio, rosso per Molino, per doppia ammonizione, mentre al 49° una conclusione di Melchionna viene bloccata senza problemi da Di Cencio. La Tessa esce a testa alta. Il Fossa Cesia, nonostante il pari, aumenta il vantaggio sull'Ortona e mette una seria ipoteca sul campionato. Mister Memmo del Fossa Cesia, oggi una partita sicuramente avvincente, un primo tempo in cui la sua squadra ha dimostrato di essere la capolista per la costruzione sicuramente del gioco, poi c'è stato il gol che avete subito, ma siete riusciti comunque a portare un punto a casa. Che cosa ne pensa? No, penso che abbiamo fatto una grandissima partita, siamo stati un po' sfortunati e forse abbiamo peccato un po' sotto porta di lucidità e cattiveria, poca cattiveria. Però posso dire solo che posso solo fare i complimenti ai ragazzi che hanno disputato una grandissima partita con l'atteggiamento giusto, la voglia, la fame. Peccato perché ci tenevamo a vincerla. Però alla fine diciamo che è un punto guadagnato, perché quando poi non riesci a vincere non la devi perdere. E alla fine siamo stati bravi, ci abbiamo creduto fino alla fine e siamo riusciti a pareggiarla proprio nel momento in cui magari era tutto finito. Mancano 4 partite e adesso te le devi giocare fino alla fine come se fossero tutte finali. Non ci sono risultati scontati, già domenica andiamo a Miglianico e sarà una partita tosta, quindi andiamo con questo atteggiamento, con questa voglia di arrivare fino in fondo e stare sempre là in vetta. Francesco Ianni l'ha detto stampa della Tessa, oggi una partita vincente, sembrava quasi fatta, però poi c'è stato il pareggio del Fossa Cesia, ve lo aspettavate?
Ma qua siamo venuti contro la capolista nella tana loro, ancora imbattuti in casa, ci erano andati molto vicini effettivamente. Primo tempo chiaramente di marca locale, hanno colpito la traversa, insomma hanno creato decisamente di più. Nel secondo tempo siamo tornati a tre a centrocampo, qualcosa è migliorato, abbiamo trovato il gol e il rammarico è a 10 minuti alla fine non chiuderla con Canuto. Poi sì, nel finale gol loro, il nostro ex bomber Admir, come sempre specialista, ci ha castigati. Peccato perché più di quella non ci voleva la doppio giallo a Molino, perché comunque ci lascia zoppi per domenica prossima, andando ad affrontare un'altra diretta concorrente come Scafo. Per quanto riguarda invece le scelte arbitrali di oggi, fa più rammarico, fa più rabbia la doppia ammonizione a un attaccante per due falli, sinceramente a 70 metri dalla porta, spalle alla porta, sulle due bandierine del calcio d'angolo, di cui il secondo comunque al 93esimo. Insomma, la fiscalità poteva sorvolare, peccato, calcio dà il calcio toglie.